Rappresentanti dell'Arezzo A, vieni pure in piedi, ti chiami? Mattia Gnocchi. Sì, allora, tu sei il capitano, sì. Questo me lo ricordo. Allora, raccontaci un po' questo derby, alla fine siete soddisfatti? Sì, si poteva fare meglio, però sì, siamo soddisfatti perché abbiamo iniziato non benissimo, però abbiamo migliorato all'ultimo, cioè dopo. La terza partita, sì. Terzo tempo soprattutto avete un po' dominato. Sì. Ecco. Tanto in classifica, a parte la svantaggiata, se ce la fate vedere così
guardiamo anche i numeri, perché in tutti ovviamente giustamente si dice che non conta, ma però ogni tanto un'occhiatina gliela diamo. Quindi se ci fate vedere i giovanissimi B, la classifica, avete partito via questo derby, la Rezzo da 2 punti contro i 9 dell'Arezzo B, che adesso appunto è a 10, quindi insomma, avete dimostrato di tenere alta la testa in tabella. Eventi abbastanza duri anche a livello di entrate, no, qualcosa fatto un po' male, però dopo penso che sia risolto. Sì, si è risolto subito, diciamo. Obiettivo tuo stagionale quale potrebbe essere? Di divertirmi, cioè di fare un buon campionato, di divertirmi e imparare. Cioè, da che squadra viene? Dal Virtus Legnano. Quindi insomma, hai fatto un bel salto. Sì. Grazie. Andiamo da Flavio Dauti. Allora, sei soddisfatto della partita? Sì, ma potevamo far di meglio. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto e il secondo e il terzo tempo abbiamo giocato meglio, ma abbiamo trovato il pareggio. Era una partita un po' diversa. Sì, era più bella e più importante. Sì. Cioè, ci tenevate magari a vincerla anche. Sono stati vicini, abbiamo visto la posizione 2, poi altre situazioni in cui potevate trovare anche un altro gol. Sì, il raddoppio poteva venire con Cosimo, ma in quella punizione da dentro l'area, ma non c'è riuscito. E... non di tanto, via. E tu invece vieni da dove? Io l'anno scorso giocavo all'Arezzo, qui facevo la categoria. Sì. Esordienti? Sì, esordienti B, 2005. Quindi proseguo questo tuo percorso. Sì. E ti piacerebbe continuare l'Arezzo? Sì. Fino ad arrivare a... Sarebbe il sogno di tutti. Bene, grazie. Ti chiami? Mi chiamo Federico Barbetti. Sì. E noi si poteva fare di meglio, soprattutto dall'aspetto tecnico. Abbiamo provato a fare delle belle giocate, anche si poteva fare raddoppio con Marino, però insomma, come ho detto, si poteva fare di meglio. Poi. Beh, no, dici un po' anche il tuo ruolo. Il mio ruolo è il centrocampista centrale. Sì. Tu c'hai il 4. Sì, c'ho il 4. Quindi passano diversi palloni. Sì. È giusto. Sì, anche. Sì, diciamo. È un po' ovunque, è uno di quei giocatori che insomma per caratteristiche deve. Ecco, da dove vieni? Io vengo da Sarteano, però giocavo a Chiusi. Quindi dalla provincia di Siena. Sì, provincia di Siena. E che differenza hai trovato tra Chiusi, Arezzo, Sarteano? Gli allenamenti sono cambiati tantissimo, sono più intensi questi qui di Arezzo. Sono anche belli, invece quelli a Chiusi insomma non erano tanto intensi, insomma non è che ci sono mister come il nostro. lo ringrazio molto per questa opportunità che mi può dare anche a tutti i compagni. Cosa ti piace del mister? La sua durezza è severa. Sì, perché l'altro mister del Chiusi non era tanto severo, no? Quindi che faceva? Ci faceva divertire, però gli allenamenti non erano intensi. Non è che voglio parlare male di lui, però poi qui può, sì, poi posso anche migliorare sull'aspetto tecnico prima che erano Chiusi. Senti, ma riuscirà la tua squadra a risalire in classifica? Se ci impegniamo, sì. Impegniamo al ritorno. Ritorni? Sì, al ritorno. Al ritorno più cattiveria agonistica e bisogna sbagliare meno passaggi e meno stop. Questo c'è anche un collaboratore in campo. Tre volte a settimana. Quindi dalla scuola e tutto. Sì. A Sarteano. E poi mi devo organizzare con i compiti perché. E poi ho fatto anche la primina che non è da mio. Non avevamo dubbi, Dovrei fare la seconda, io invece farò la terza. La terza. Mi sono avanti.
Grazie.